Bentrovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 5 km di coda per traffico in congestione tra Firenze Scandicci e via 1 variante in direzione nord. Sempre in A1, rallentamenti per perdita di carico in direzione nord tra Valdarno e Incisa Reggello. In A11, code a tratti per traffico tra Prato Ovest e il bivio con l'A1, ci troviamo nella carreggiata in direzione Firenze. Per il traffico urbano di Firenze, restringimenti e rallentamenti per incidente su Viale Guidoni. Prima di salutarci per il trasporto pubblico locale, da quest'oggi, 1 agosto, e dal 1 settembre vengono attivati i nuovi hub di interscambio dei bus extraurbani a Vittorio Veneto e Montelungo nel capoluogo. Complessivamente sono coinvolte 24 linee di TPL extraurbano provenienti dalla città metropolitana di Firenze che si attesteranno nei due nuovi hub intermodali anziché entrare nella viabilità della stazione. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.